Natatangelo si confessa in un'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo. Nella puntata di domenica 17 ottobre, la cantante conduttrice, rispondendo a una domanda, ha rivelato con la voce tremante e gli occhi lucidi che lei e il figlio Andrea, avuto 11 anni fa da Alessio, hanno saputo che sarebbe diventato padre per la quinta volta dai giornali. Il mio dovere è quello di proteggere Andrea e voglio solo la sua serenità. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci saranno sempre per lui. Mi fermo qui, non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte bisogna fermarsi per il bene dei figli. Natatangelo, che non l'ha mai espressamente nominato, ha aggiunto: nonostante tutto, ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande. Infine, la cantante ha parlato della malattia del padre e si è commossa. Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute. Ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene, ha raccontato tra le lacrime. Con il papà ho un legame fortissimo, è stato lui il primo a credere nel suo talento. Poi del nuovo compagno dice di essere innamorata. Per fortuna la vita va avanti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.